Buonasera e benvenuti a questo quarto appuntamento con la Porta sull'Infinito. Per questa puntata partiamo da un presupposto, che quattro sono le componenti di ogni essere umano: corpo, spirito, mente e anima. Ebbene, stasera in questa puntata proveremo a indagare proprio su quest'ultima componente, l'anima. È un termine che in qualche modo è simbolo di purezza e di spiritualità, evoca qualcosa di impalpabile, forse anche di irraggiungibile per i nostri sensi. Però stasera proveremo anche a domandarci se si può parlare di fisicità dell'anima, dove risiede, dentro o fuori del corpo, e ancora se è possibile un contatto con l'aldilà, e proveremo a dare una valutazione anche alle sconvolgenti esperienze di premorte. Sono tutti temi, quesiti e riflessioni che noi gireremo ai nostri numerosi ospiti, e ve li presento da subito. Stefano Salvatici, in qualche modo gioca in casa perché, come sapete, è coautore con Andrea Fenu di questo programma, autore tra l'altro di diversi scritti e libri che hanno come interesse principale quello dell'anima, oltre che ricercatore nel campo dell'ufologia. Bentornato a Giorgio Cerquetti, studioso, insegnante di meditazione, yoga, discipline orientali, ma anche di scienza della reincarnazione. Un benvenuto a Fabio Marchesi, ricercatore anch'egli, inventore, scrittore. Con lui in particolare proveremo a parlare dei suoi studi che l'hanno portato alla scoperta dell'anima attraverso la fisica quantistica. E un bentornato anche ad Antonio Pala, psicologo e psicoterapeuta, studioso e ricercatore del mondo sciamanico, che era stato nostro ospite, come i più fedeli nostri telespettatori ricorderanno, nel precedente ciclo di queste trasmissioni. E infine bentornato ancora a Corrado Malanga, ospite anche di questa puntata, professore di chimica all'Università di Pisa, ricercatore soprattutto di entità aliene, dei contatti che con gli alieni si possono avere. Io vorrei aprire questa puntata di stasera proprio con Corrado Malanga, tornando a quello che ci siamo lasciati alle spalle nella puntata precedente, quando avevamo avuto modo di proporre alcuni brevi spezzoni di una seduta di ipnosi regressiva che era stata tenuta con un suo paziente. Dovendo fare un riassunto della puntata precedente, Malanga, vogliamo ricordare cosa avevamo proposto? Sì, molto semplicemente, quando noi mettiamo questi soggetti in ipnosi profonda cerchiamo di capire che cosa sta succedendo, ma ogni tanto le cose ci scappano di mano. In quel caso noi cercavamo di far ricordare al soggetto gli avvenimenti che lui non ricordava, in cui c'erano degli alieni che lo prendevano e gli facevano delle cose. A un certo punto però qualcosa non torna, il soggetto comincia a parlare in un modo, esprimendosi con dei termini e utilizzando un'analisi caratteriale completamente diversa dalla sua. Le corde vocali salgono di tensione, arriviamo fino ai 300 Hz. Sapete che in ipnosi uno è più o meno rilassato, quindi non si possono avere queste risposte. E questo soggetto comincia a dire delle cose. Avevamo trovato una personalità all'interno di questo soggetto molto particolare. Chi era questa cosa? Ecco, questo è il problema con il quale ci siamo lasciati la volta scorsa. Ecco, allora noi proviamo a rinfrescare la memoria anche ai nostri amici che ci seguono da casa, riproponendo proprio un brevissimo frammento di questa seduta di ipnosi regressiva. La regia, Angelo Palla, può mandarla senz'altro in onda. E allora io gli dico che lei sa. Io gli dico che lei sa, vuole, lo può staccare. No. Sì, ti può staccare, dai, no. Lo sai anche te. No, lei no. Sì, lei. Io. No, anche lei. No, no. Vedrai. Anche lei lo può fare. Un ringhio di disappunto, potremmo definirlo questo. Poi cos'è accaduto, Malanga? Dunque, ci siamo trovati di fronte a questa personalità, per ora parliamo di personalità, in realtà vedremo che si tratta di un vero e proprio alieno parassita all'interno del soggetto addotto, il quale si frapponeva tra la mia volontà e la volontà del soggetto, o meglio della sua parte più profonda, di una parte che per il momento non sapevamo come chiamare, ma che avremmo subito dopo chiamato anima. Anima è un modo, la potevamo chiamare anche Giuseppe, Giovanni, però ci è sembrata la cosa più semplice, anche perché lei in un certo modo si definiva così, poi. Vediamo allora se ci può aiutare per capire ancora di più questo processo che ci descriveva Malanga, un ulteriore contributo, un altro stralcio da questa seduta di ipnosi regressiva. Noi siamo tanti,
Noi siamo tanti. Ma siete in collegamento? Sì. Siete cose diverse o una cosa sola? Facciamo parte di una cosa sola. Il problema è il collegamento. Perché se non funziona tutto bene, le cose non vanno bene. Certo. E cosa si può fare? Bisogna lavorare tutti insieme. E cominciare a fare che cosa? Volerlo. Fare le cose diverse. Per esempio? Ognuno ha le sue cose da fare. Funziona così. E allora perché voi venite qui? Perché avete deciso di fare questo? Per giocare. Ma è un gioco pesante. Perché? Perché magari voi vi divertite, ma il corpo umano no. Anche lui si diverte. È divertente questo gioco? Sì. Mamma mia. Tanto. Sì, eh? Sì. E in cosa consiste il divertimento? E vedere tutte le cose strane qua. Quali sono le cose più strane che si vedono qua? Qua ci sono tante cose diverse. Per esempio? Ci sono le emozioni strane. Quello è bello, sì, quello è interessante. Ma noi dobbiamo giocare insieme. Insieme? E infatti, è proprio quello che voglio dire. No, insieme tutti. Insieme tutti, cioè lo spirito, la mente, il corpo e l'anima. Ma di tutti tutti? Di tutti tutti. Va bene, quello sarà più difficile. Intanto mettiamo... Perché? Perché non lo so. E tu invece lo sai se smetti di essere un giorno? Penso proprio di no. Te sei sempre... Sì. Ora conterò fino a 10. Poi tutto tornerà. 1, 2, 9. Quando avrò detto il prossimo numero potrai riaprire gli occhi e ti sentirai molto rilassato e tranquillo. 10. C'è un occhio con le lacrime. Malang era forse un'entità bambino quella che parlava attraverso questo paziente, è una battuta perché il ricorso a determinate espressioni siamo qui per giocare evoca veramente un mondo infantile, invece di che entità si trattava? Si tratta di una cosa molto interessante, la prima volta che ci imbattemmo in una cosa del genere era quando facevamo ricostruire ad un altro soggetto, nel suo ricordo c'era gli alieni che lo portavano dentro questa stanza, lo introducevano in un cilindro particolare, una macchina, a un certo punto lui vede se stesso dall'alto e se stesso dall'alto vede gli alieni che sono sotto, vede le macchine, vede il suo corpo lì e io parto con le domande di controllo e gli chiedo guardati le mani, ma io non vedo le mani, guardati il corpo, ma io non ho il corpo, come ti chiami, ma noi non abbiamo nome e parte con il plurale, quanti anni hai, cosa vuol dire? Vedete che anche in questo spezzone c'è la temporalità totale, definisciti, e allora lui magari mi diceva, sono una matrice di punti di luce. Questa fu la prima volta in cui ci incontrammo con una cosa del genere. Che cos'era questa matrice di punti di luce che parla a volte come un bambino, in modo estremamente archetipico e dice le cose semplici? Era forse la parte più profonda di noi, la parte animica, la parte atemporale, quella che vive sempre, che non ha dimensione del tempo e che viene qui per fare esperienza. Così ci diceva. Le è capitato spesso di ritrovarsi nel corso di queste sedute... In contatto con questa entità. Tutti gli addotti che noi abbiamo preso, l'addotto che lo ricordo è il soggetto che dice di aver avuto esperienze con gli alieni, in ipnosi regressiva, se opportunamente toccato con questi tasti, risponde nello stesso modo. Pala, anche lei fa ricorso a queste tecniche, anche lei ha avuto modo in qualche modo di imbattersi, diciamo, con l'anima? Sì, mi ci sono imbattuto, ma per vie diverse da quelle del professor Malanga. Innanzitutto... per come sono arrivato io a fare un certo tipo di lavoro.
Paradossalmente io non sono arrivato a fare certi studi partendo dalla psicologia, ma viceversa sono arrivato alla psicologia partendo da certi studi. E quindi praticando delle esperienze nate da yoga o altre tecniche che potremmo definire nel campo degli arti marziali, ho fatto sia esperienze dirette che conoscenze con persone che producevano esperienze di questo genere. E questo mi è servito molto durante la professione per poter espandere anche il mio modo di vedere le cose, che dal punto di vista della psicologia è molto limitato. La psicologia nasce proprio per definizione come il campo dello studio dell'anima, ma nella psicologia attuale l'anima è addirittura negata. Quindi è abbastanza complicato per chi fa una formazione accademica avere accesso a questo tipo di dimensione. E ci si imbatte praticando qualcosa di parallelo alla psicologia accademica. È molto interessante il documento perché dal nostro punto di vista è molto raro averne, anche se lavorando sotto ipnosi o con persone che proprio per un fatto terapeutico utilizzano determinate tecniche, può essere facile avere testimonianze di questo tipo di esperienze. Marchesi, con una battuta, anche perché siamo a ridosso della prima interruzione pubblicitaria, poi avremo modo di approfondire il tutto nel corso del programma. Anche lei, come è arrivato alla determinazione dell'esistenza di un qualcos'altro oltre il nostro corpo? Ma io sono sempre stato appassionato sia di fisica quantistica che, diciamo, di filosofia ermetica. Insomma, mi hanno sempre un po' affascinato gli alchimisti rinascimentali. E da questa passione, diciamo, che io ho fatto delle ricerche. Però ecco, la cosa che in assoluto mi ha portato ad avere la certezza, la convinzione addirittura che l'anima è l'unica cosa reale, mentre la materia è qualcosa di manifesto, ma che esiste più come potenziale di espressione di qualcosa, attraverso la fisica quantistica, nel senso che la fisica quantistica è arrivata attraverso un percorso molto particolare, perché ci sono stati 30 anni proprio in cui tutta la conoscenza della realtà è stata stravolta. Dal 1900 al 1930 veramente sono stati fatti dei passi avanti nella consapevolezza che purtroppo sono, diciamo, ristretti alla fisica quantistica. Diciamo che gli addetti ai lavori sanno queste cose che invece meriterebbero di essere conosciuti da tutti. E ci sono dei fenomeni della fisica quantistica che non possono che essere spiegati attraverso l'esistenza dell'anima e l'esistenza di, diciamo, informazioni che non sono condizionate dallo spazio e dal tempo, per dirla in termini semplici. Ecco, io credo che già questa affermazione di Marchesi, che la vera cosa reale è rappresentata dall'anima e non dalla materia, semplifichiamo, che ci circonda, avrà forse determinato qualche sussulto tra gli amici che ci seguono a casa. L'approfondiremo nel corso di questa puntata, intanto linea alla regia per una breve pausa pubblicitaria. Forse potremmo dire che il concetto di anima è vecchio quanto l'uomo, lo accompagna sin dal momento della sua apparizione sulla Terra. Ma come era vista l'anima nelle religioni e nelle varie civiltà del passato? Ci aiuta a capirlo Leila Balunza con questa scheda sulle immagini scelte montate da Giulio Giambalfo. Sin da un lontano passato, l'uomo si è interrogato sul concetto di anima. Numerose civiltà e religioni sono infatti intrise del suo significato più profondo. Il termine deriva dal greco anemos, vento, ma nell'antica Grecia, riferendosi all'anima, si utilizzava psiche con l'accezione di spirito, soffio vitale. L'orfismo, uno dei fenomeni religiosi misterici più importanti della Grecia antica del VI secolo a.C., riteneva che l'anima, di origine divina ed eterna, cadesse sulla terra imprigionata nel corpo a causa di una colpa originaria, per poi fare rientro alla patria celeste. Anche Pitagora e Platone fanno dell'anima un elemento divino, che si eleva a cogliere l'armonia del mondo dopo essersi purificata dal corpo. In Aristotele è concepita come forma dei corpi viventi. Mentre nell'ebraismo l'anima, nefes, è un tutt'uno inscindibile con il corpo, nel cattolicesimo è considerata come dono di Dio. Nelle religioni orientali è l'aspetto più puro e sottile dell'esistenza umana,
il principio che dà vita a tutto e che caratterizza l'evoluzione dell'individuo. Nell'induismo, praticato attraverso le discipline yogiche, si fa invece riferimento all'Atman come anima particolare di Brahma. Nella Roma antica si accostava alla spirale, al vento, al soffio o allo spiritus come elemento fuoco creatore di vita e del pensiero umano. In Egitto, invece, si usavano i termini Ak per indicare il principio immortale celeste e Ba quale spirito particolare dell'uomo. In Cina, con Kuei, si indicava l'anima più densa e pesante legata alle esigenze e desideri della vita. Ma che cos'è oggi l'anima? E questo è l'interrogativo che ci accompagnerà lungo il corso di tutta la trasmissione. Cerqueti, da profondo conoscitore delle discipline orientali, siamo in grado anche di aggiungere qualche elemento in più rispetto a quello che per ragioni di sintesi abbiamo indicato nella nostra scheda, il rapporto soprattutto delle religioni orientali con l'anima. Ah, io più che religioni orientali parlerei di antica filosofia, che non è né vecchia né recente, ma antica eterna, tant'è che il sanscrito si chiama Sanatana, che vuol dire eterno, Dharma, Dharma, ma vuol dire mio, Dhar è la mia vera natura, quindi la spiritualità base dell'antica filosofia indiana è scoprire la propria vera natura, quindi avendo pochi secondi io direi a chi ascolta due cose, è solo una questione di sensibilità. Ti hanno ingannato quando ti hanno detto che la morte è la fine di tutto. Quel trauma, la morte è la fine di tutto, crea un tale stress post-traumatico che abbassa il livello di coscienza. Quindi in ogni forma di meditazione si può percepire che noi, cioè ognuno di noi, cioè io esistevo, esisto e continuo a esistere. Quindi ovviamente c'è la reincarnazione. Ci sono tante dimensioni, come diceva lui, molti pensano che la fisica quantistica è recente, invece ha 100 anni, cioè molte cose non ci vengono dette anche dell'esoterismo occidentale. Io direi che in questo momento storico chiunque, se si ferma, chiude gli occhi, respira e lascia scorrere l'intuito, può percepire che noi siamo eterni, siamo anime eterne che stanno vivendo un'esperienza umana, non pensiamo mai di essere degli umani che vogliono avere esperienze spirituali. Siamo spirituali da sempre, dobbiamo imparare a vivere bene, un po' come diceva nell'ipnosi, giochiamo insieme con amore. Ecco, noi, ricordo, attendiamo anche i contributi da parte dei telespettatori che possono mettersi in contatto con noi agli indirizzi che vedete in sovraimpressione. Questa sorta di inventario di religioni, discipline a contatto con l'anima che abbiamo proposto nella scheda, non abbiamo parlato di un altro mondo che peraltro è estremamente importante proprio per l'importanza dell'anima e dello spirito, quello dei nativi americani. Nei prossimi giorni, lo ricordiamo già da adesso a quanti ci seguono da casa, Sardegna Miniatura, l'allestimento di Twili, ospiterà una importante mostra particolarmente viva proprio sugli indiani d'America. È stato ricostruito un villaggio di indiani e non solo, proprio i rappresentanti anche della tribù dei Piedineri, dei Blackfoot, saranno a diretto contatto con i visitatori per illustrare usi, costumi, credenze del popolo dei nativi americani. Mostra che, come detto, si inaugura nella giornata di domenica, 1° aprile a Twili. Questa è una delle brochure che promuovono questa iniziativa. Perché ne parliamo? Perché ci è sembrato utile raccogliere anche il pensiero, il parere dei nativi americani sul loro rapporto con l'anima, e questo sappiamo quanto è importante, avremo modo di approfondirlo tra poco. Abbiamo allora raccolto la testimonianza di Quentin Pipestem, che è un nativo americano della tribù dei Blackfoot, quelle che vivono nelle grandi praterie del Nord America. Vediamo cosa ha raccontato al nostro microfono. The soul for the Native American people
per la nostra gente, per il nostro popolo. L'anima è la nostra forza interiore ed è la nostra identità, è quello che veramente siamo. La nostra anima è il nostro spirito e lo spirito è quello che sopravvive di generazione in generazione. E lo spirito è quello che sopravvive alla morte. Una volta che il nostro corpo muore, lo spirito passa ad un'altra vita. Noi crediamo che tutto sia un cerchio e che quindi anche la vita degli esseri umani sia un cerchio. E lo spirito è quello che continua la vita in questo cerchio, in questo percorso circolare. Quando un nativo americano muore, noi attraverso dei riti aiutiamo il suo spirito a raggiungere il mondo dello spirito con un buon viaggio. Noi crediamo che non solo le persone abbiano uno spirito, ma che tutti quanti gli esseri che fanno parte della natura abbiano uno spirito. Crediamo che tutto quello che ci circonda, animali, piante, uccelli, siano vivi ed abbiano uno spirito. Ed è proprio questo il motivo per cui facciamo delle cerimonie, dei riti e onoriamo questi esseri quando li utilizziamo, quando cacciamo o quando utilizziamo una pianta. Li onoriamo per il loro sacrificio, per quello che ci danno. Mi è stato insegnato che gli spiriti, una volta passata la vita, andranno in un posto migliore, che è un posto dove c'è libertà, dove si vive felici e dove i bisonti pascolano liberi. Dove sia esattamente questo posto lo scoprirò più avanti, quando morirò. Queste dunque le riflessioni di Quentin Pipestem, indiano della tribù dei Blackfoot, che abbiamo raccolto tra i tipi issati curiosamente a Tuili e Sardegna in miniatura. Stefano Salvatici, che tipo di riflessione riceve invece da queste battute del nativo americano? I colleghi hanno già detto molte cose importanti. Una cosa importante che mi giunge, credo che l'anima sia comunque un meccanismo, una coscienza che quasi va incontro all'essere umano, nel senso che è come se fosse un genio, una missione che abbiamo da compiere, che spesso non ci accorgiamo che dobbiamo compiere. Credo che emerge da quello che stiamo dicendo che abbiamo bisogno di rifarci ai mondi passati, cioè alle tribù, ai valori ancestrali, alle tradizioni, al folklore di ambienti e di società che si sono perse. In questo mondo oggi credo che l'uomo moderno, se non fa ricorso agli scritti antichi, ai Vangeli o ad altri strumenti di questo genere, possa capire il valore di questa essenza. Io personalmente mi sono rifatto al mondo dei Pelle Rossa e al mondo dei Vangeli apocrifi perché sono andato incontro, ovvero lei è andata incontro a me, parlo della mia anima. Ci siamo imbattuti, mi sono ritrovato di fronte a una situazione e l'ho anche scritta, ho cercato di capire cosa succedesse. Questo perché credo che in fondo veniamo al mondo con una missione specifica che spesso viene disattesa. In questa intervista Quentin ha fatto capire che nelle loro tradizioni, e queste tradizioni permangono nei secoli, loro perpetuavano dei riti, delle tradizioni per mantenere un segreto fondamentale. Cioè la vita dell'uomo era un passaggio, un lasso di tempo, ma c'era stata prima, ci sarà dopo perché è un cerchio. E in questo cerchio ci vivono tutti, le formiche, le farfalle, gli uomini e la creazione. Ecco, in effetti sì, in queste parole del nativo americano sembrava emergere, chiedo conforto di questo magari a Pala, un'altra affermazione che è abbastanza ricorrente: tutto in qualche modo è anima. Esatto, una cosa che nella nostra cultura abbiamo perso, ma è stata anche molto viva, appunto parlo della cultura diciamo cristiana, è il concetto di anima mundi, ovvero il mondo ha un suo spirito. Prima parlavamo di fisica quantistica. La fisica quantistica questo lo esprime con l'intelligenza delle cellule, delle particelle, delle microparticelle che reagiscono e si relazionano l'una all'altra e agli individui. Nel mondo sciamanico, nel mondo antico, gli uomini vivevano integrati nella realtà e tutta la vita era una relazione non soltanto con le persone ma con gli oggetti, con le piante, con gli animali. Prendiamo San Francesco è il canone cristiano di chi viveva e si rapportava all'anima del mondo.
Nel mondo Inca tutt'oggi, è tutt'oggi vivo, la relazione è con gli spiriti delle montagne, gli spiriti dei fiumi. Una cosa particolare è che gli spiriti delle montagne, lì si chiamano Apu, nelle Filippine il nome di Dio stesso è Apu. Quindi vediamo che questi archetipi, di cui magari ci capiterà di parlare, sono presenti appunto in tutte le culture e esprimono la stessa possibilità di relazione che si ha con la realtà. Bene, allora noi adesso riproponiamo ancora il quesito, cos'è l'anima, tentiamo di capire di che cosa si tratta, lo faremo subito dopo questa nuova breve pausa pubblicitaria, a tra poco. Ruota attorno all'anima questa puntata della Porta sull'Infinito e allora chiediamo soccorso a Corrado Malanga per tentare di provare adesso a dare una prima risposta al quesito base di questo numero della Porta sull'Infinito. Che cos'è l'anima? Ma io, siccome faccio il chimico, ahimè, ho anche bisogno di razionalizzare le cose. Poi scopriremo che tutta la razionalizzazione che possiamo fare non basta per descrivere questo aspetto animico. Diciamo subito in quattro parole che l'universo è basato su quattro assi fondamentali, che sono lo spazio, il tempo, l'energia e l'asse della coscienza. Questo asse della coscienza i fisici lo scartano a priori perché non sanno che cos'è, non ne parlano. Qualcuno ne parla come parametri nascosti, una cosa molto complessa. Però c'è un'animazione che possiamo vedere e verifichiamo. Ah, ecco, sì, la vediamo. Bene, in questo universo, su questi quattro assi descrivono esattamente anche il corpo umano. Il corpo umano, se è fatto di quattro parti, è fatto di una parte che è l'anima, la mente, il corpo, lo spirito, ma ognuna di queste quattro parti ha solo tre assi a disposizione. Pensate, il corpo, per esempio. Il corpo ha solamente il tempo, lo spazio e l'energia, ma manca totalmente di coscienza. Totalmente di coscienza, cioè come un'automobile senza il guidatore. Se invece vogliamo parlare dello spirito, scopriamo che lo spirito avrà la coscienza, avrà l'energia e avrà il tempo, ma non ha l'asse dello spazio, vedete? Manca. Lo spirito dov'è? Dappertutto. Se vogliamo parlare dell'anima, bene, ci accorgiamo che l'anima invece ha coscienza, energia e spazio. Vedete? Manca l'asse del tempo. È per questo che quando ad anima gli chiedo quanti anni hai, lei mi dice cosa vuol dire? E poi abbiamo la mente che sarà la coscienza, il tempo e lo spazio, ma non ci sarà l'energia. C'è un campo elettromagnetico pensante, una serie di istruzioni. Ecco, sulla base di queste cose dobbiamo fare una riflessione banale. Abbiamo parlato di quantistica, beh, guardate che in questo mondo fatto a quattro assi dobbiamo dividerli in due sottogruppi. I primi tre, spazio, tempo ed energia, sono virtuali. Virtuali non vuol dire che non esistono, vuol dire che sono modificabili, mentre l'asse della coscienza è reale, dove reale vuol dire che è sempre lo stesso. Dall'inizio alla fine la coscienza era, è e sarà. Da questo punto di vista, tutto quello che l'anima può garantire in questa piccola descrizione è una parte reale, la coscienza, eterna, e una parte virtuale che è lo spazio e l'energia. Se l'anima modifica qualcosa di sé, dovrà modificare il suo spazio e la sua energia, ma la sua coscienza è stata e sarà sempre la stessa. Questo concetto fisico è un concetto fisico di fisica quantistica e richiama molto la fisica di Bohm, cioè dell'universo olografico. Ecco, seguivo Marchesi mentre parlava Malanga, credo che lei forse sia arrivato attraverso i suoi studi a conclusioni diverse. Ma io ovviamente ho cercato, penso che tutti nella vita, quando vivono la vita, al di là di quello che viene detto, al di là di quello che viene riportato, al di là di quello che viene proposto come verità, cercano di capire, insomma, io mi sono sempre posto riguardo alla realtà cercando di capire le cose, no? Per cui la fisica, la filosofia ermetica mi hanno aiutato, però diciamo che è la curiosità quella che mi ha guidato e anche quando si parla di anima, cioè io parto dal presupposto che qualsiasi cosa esiste,
perché poi dipende che cosa uno intende per anima. Però io dico, qualsiasi cosa esiste, anche solo per poter esistere, per sapere come fare ad esistere, deve avere un'anima. L'anima può essere anche intesa semplicemente come le informazioni che permettono ad una qualsiasi cosa che si può manifestare nello spazio e nel tempo di esistere e di avere un comportamento all'interno dello spazio e del tempo. Quindi tutti i fotoni viaggiano a 300.000 km al secondo nel vuoto, tutti hanno quel comportamento lì, ma come fa a sapere un fotone che deve avere quel comportamento? Quindi diciamo questa è una cosa semplice, tanto per avere un'idea. Ma il concetto, secondo me, il perché dell'anima nasce da altre riflessioni. Cioè io sono arrivato anche a definire un nuovo modello della realtà per cercare di comprendere la realtà in cui vivo, perché diciamo che i fisici quantistici sono arrivati ad avere una visione della realtà che è possibilistica, nel senso che ci sono tante cose che sono veramente sconcertanti, che appartengono comunque a una visione razionale, logica e scientifica, per quello che si può intendere come scientifico della realtà. Però ecco, l'aspetto caratterizzante dell'anima, secondo me, è che l'anima non è caratterizzata da energia, perché se fosse, avesse dell'energia, sarebbe misurabile, sarebbe osservabile, sarebbe pesabile, ci sarebbe in qualche modo la possibilità di vederla. Diciamo che l'anima si manifesta attraverso un corpo nello spazio, ma per sua natura non ha spazio e non ha tempo. Il fatto che non ha spazio e non ha tempo gli impedisce di poter cambiare, nel senso che, io cerco di semplificare, diciamo che l'anima tende ad evolvere per natura, cioè vuole anche solo esistere con una maggiore efficienza, significa evolvere. Però l'anima non può evolvere perché non ha tempo, perché l'evoluzione implica un cambiamento, quindi io per evolvere, per diventare più efficiente, devo cambiare. Se non ho tempo non posso cambiare. Quindi l'anima ha bisogno di un corpo proprio perché attraverso il corpo può vivere esperienze nel tempo e proprio grazie al tempo può vivere esperienze che gli possono permettere di cambiare nonostante non abbia spazio, nonostante non abbia tempo. Diciamo che può sembrare complessa la cosa, però in realtà qualsiasi cosa si manifesta nello spazio ha una doppia natura, una natura come anima, come attitudini e tendenze potenziali, e una natura fisica, manifesta. E queste due nature si possono anche alternare, nel senso che noi potremmo anche pensare che la realtà appare, sparisce, nel momento in cui si rimanifesta nello spazio e nel tempo, tutto quello che è anima, che è tendenza, che è attitudine, si manifesta, si attualizza in quello che noi consideriamo lo spazio e il tempo, dopodiché si annulla tutto e torna tutto come anima. Diciamo che nell'infinitamente piccolo ci sono tutta una serie di fenomeni che lasciano intendere il fatto che la realtà sia molto diversa da quello che sembra, nel senso che ci sono elettroni che nascono dal nulla, spariscono nel nulla, riappaiono da un'altra parte, diventano una cosa. Quindi il fatto che, cioè, cercare di capire anche perché dobbiamo avere un'anima, nel senso che non è una cosa di cui possiamo avere un'esperienza diretta, per cui ci arriviamo attraverso una consapevolezza, una presa di coscienza, attraverso una rimozione dei condizionamenti, però il cercare di capire perché è stato quello che insomma ha condizionato le mie ricerche. Comunque la si voglia vedere quest'anima, in che modo riusciamo a collegarla con il corpo, la mente, Pala? Io non vedo una grande discrepanza tra le due posizioni, penso che si possano integrare alla perfezione. Sempre rifacendoci alla prima scheda, che se non sbaglio quella che un po' parlava delle tradizioni che parlano dell'anima, quello che è stato presentato da Corrado Malanga è un modello che ha molto a che fare col modello platonico, neoplatonico, ovvero un modello in cui da una realtà senza tempo, che potremmo chiamare l'assoluto o potremmo chiamare lo spirito, quella che noi chiameremo anima, in qualche modo si produce in questo piano di realtà attraverso un'immagine, che è una specie di paradigma, una possibilità di realizzazione, ma ha infinite possibilità di realizzazione. Il discorso della coscienza è fondamentale perché tra gli umani noi vediamo che le persone hanno diversissimi livelli di consapevolezza e di coscienza. Il percorso in una vita è la presa di coscienza e tanto più è completa una vita quanto più completa è la presa di coscienza. Per cui la vita è come se fosse una palestra in cui un'anima utilizza la mente che si serve del corpo per fare esperienze in maniera da evolvere.
E queste esperienze, quando vengono perfezionate, provocano un'armonia tale che l'anima riscopre se stessa, e a quel punto l'apparenza, quello che in qualche modo era il gioco di cui si parlava nella scheda, salta, per cui quest'anima ha possibilità di fare un collegamento tra questo piano di realtà e l'assoluto, ma anche con piani di realtà assolutamente paralleli, e qua mi collego anche alla fisica quantistica, per cui non vedo grandi differenze. E queste sono cose che, un problema dell'anima è questo, che noi ne stiamo parlando, tutte le nostre parole sono limiti e descrizioni presentate col limite che la parola ha, per qualcosa che non è riferibile, perché parte da qualcosa che non fa parte di questo piano di coscienza. Ecco, ma prego, Salvatore. Sembra straordinario, ma sembra che l'anima stia tentando di parlare di se stessa adesso in questa sede. Cioè, l'aspetto fondamentale è che stiamo cercando di dare un rigore scientifico a una cosa che gli antichi sapevano senza bisogno di darglielo. Cioè, già si diceva che l'universo è Maya, cioè illusione, no? E che invece andava ricercata la parte più intima dell'uomo. Quindi già gli antichi questo aspetto che noi stiamo tentando di trasferire in tutti i modi possibili, questo è il tentativo dell'anima, del progetto iniziale, dell'idea, dell'essenza, del motivo per il quale siamo tutti qua in questo momento. Questo è il concetto base. Se riusciamo a capire questo, ed è difficile da capire, non basta una vita a volte, forse ha ragione Giorgio quando parla della reincarnazione, abbiamo capito l'anima quale tentativo fa. E allora mi medesimo ancora nell'uomo di strada, o comunque nel telespettatore che magari ci sta seguendo da casa, perché qualche altro quesito nasce spontaneo, nel senso, Cerqueti, è possibile fissare il momento in cui, come dire, l'anima entra nel corpo, uso forse delle espressioni che non sono delle più ortodosse, avviene al momento del concepimento, in altro momento della vita? Ma guarda, io sono nato nel 1946 e negli ultimi 40 anni sto vivendo tra Oriente e Occidente, in particolare tra India, Italia, Stati Uniti e Africa. E ho visto che in alcuni paesi del terzo mondo hanno bisogno di aiuti materiali, acqua potabile, cibo, medicine, la casa. Qui invece c'è bisogno di informazioni spirituali, non indottrinamento, informazione. Allora volevo dare le informazioni che danno i grandi maestri spirituali eterni dell'Himalaya. Da migliaia di anni c'è una conoscenza. Allora, in breve, perché siamo qui? Lila, gioco cosmico. Ma perché qui? Perché immaginiamo che noi siamo consapevoli dell'eternità. Qual è l'emozione che manca? Quella del finito. Allora dobbiamo prendere un corpo che ha un inizio e una fine. Immaginiamo di vivere costantemente tra esseri telepatici. Cosa manca? La finzione, il gusto della finzione, il gusto di pensare una cosa e dirne un'altra, chiamala recitazione. In inglese non si chiama recitazione, si chiama play, gioco. Poi qual è la terza cosa che manca? Siamo tutti collegati, non siamo unici, collegati, manca la separazione. A questo punto che cosa fa l'anima? Gioca a nascondino, entra e poi si perde. Non a caso la parola labirinto, di cui è certo l'ingresso e non si trova l'uscita, viene dal labor interior, dal lavoro interiore. Per cui la domanda standard, chi sono io, la domanda contiene una risposta, che è io sono. Quindi chi ascolta, chi ci vede, se ogni tanto si ferma e dicesse io sono, nella Bibbia c'è un pezzo che dice fermati, chiudi gli occhi e scoprirai che sei spirito. Poi qualcuno ha tradotto fermati e scoprirai chi è Dio. Che sei spirito, cioè che non hai mai avuto inizio e non hai mai fine. E c'è qualcuno che comunque ha voluto tentare di dare una, come dire, una fisicità ancora più corporea all'anima, tentando di determinarne persino il peso. Sarà quasi uno scherzo, ne parleremo tra poco dopo una nuova breve pausa pubblicitaria. Riprendiamo la porta sull'infinito, proviamo a vestire di fisicità anche l'anima. Che cosa sono 21 grammi? Il peso di 5 monetine, il peso di un colibrì, di una barretta di cioccolato,
forse anche il peso dell'anima. Questo perlomeno è quello che sostengono alcuni studiosi russi che avrebbero certificato che subito dopo la morte il corpo umano perde proprio questa quantità di peso, 21 grammi. Una cifra che tra l'altro ha anche ispirato un fortunato film di un regista messicano con Sean Penn tra i protagonisti, che vinse tra l'altro il premio come miglior attore alla Mostra del Cinema di Venezia del 2003. Marchese, una pura boutade questa. Ma secondo me esiste la possibilità che quando qualcuno crede in qualcosa la crei lui. Cioè, il fatto di credere in qualcosa sia, è determinante per come ognuno interagisce con la realtà, no? Per cui quello che ha insegnato a me la fisica quantistica è proprio questo, un approccio possibilistico. Cioè, noi partiamo dal presupposto che tutto è possibile. Nel momento in cui noi formuliamo dei giudizi, diciamo che la nostra mente è come se facesse, ecco, in fisica si dice, fa collassare la funzione d'onda. C'è una funzione d'onda, descritta da un certo Schrödinger, che esprime il fatto che tutto può essere qualsiasi cosa ovunque. Diciamo che c'è una possibilità che qualunque cosa sia qualsiasi cosa sia ovunque. Nel momento in cui c'è un'interazione, tutte quelle possibilità lì collassano in quello che è poi l'evento manifesto. Per cui finché una cosa non si manifesta nello spazio e nel tempo, non viene attualizzata, tutto esiste a livello possibilistico, diciamo. Ecco, quello che l'uomo crede è qualcosa di estremamente potente, io ritengo, nel senso che i limiti dell'uomo, cioè quello che distingue un illuminato da una persona, diciamo, comune o comunque limitata, proprio non è il fatto di avere una conoscenza maggiore, è il fatto di non avere, cioè, di aver tolto dei preconcetti o dei pregiudizi. Cioè, faccio un esempio banale, no? Fino al 1903 l'uomo era convinto che fosse impossibile volare, tutti erano convinti che fosse impossibile volare. Nel 1903 ci sono stati due pazzi che credevano nell'impossibile e hanno costruito un trabiccolo che ha volato per 12 secondi, i fratelli Wright. Ecco, nel momento in cui tutta l'umanità ha iniziato a credere che fosse possibile volare, in poco più di 60 anni l'uomo ha messo piede sulla Luna. Cioè, io quello che io dico è, non è che adesso uno deve partire dal presupposto che tutto è possibile, però gli illuminati, cioè quando uno pensa anche alle persone a cui fa riferimento Cerquetti ogni tanto, cioè queste persone che sono state anni e anni e anni in solitudine, in isolamento, cioè com'è possibile che poi questi arrivano e fanno i miracoli, moltiplicano? Perché per riuscire ad interagire con la propria volontà, con l'azione della natura, bisogna togliere conoscenza, non bisogna metterla. Nel senso che quando una persona riesce ad avere un atteggiamento veramente possibilista, puro, e crede, ed inizia a credere, allora lì diventa capace di fare qualsiasi cosa, anche di dare un peso all'anima, perché diciamo che dal punto di vista, almeno per quello che l'idea che io ho dell'anima, cioè l'anima non ha spazio, non ha tempo, giustamente queste sono cose estremamente importanti da considerare, perché nel momento in cui l'anima, che non ha spazio, quindi non ha separazione, non ha paura della solitudine, non ha tempo, quindi non ha temporaneità, quindi non ha paura della morte, quindi l'anima è gioia assoluta. Nel momento in cui l'uomo vive l'esperienza fisica, conosce la separazione, la temporaneità, iniziano i drammi. Eccola, questa parentesi sui 21 grammi, che io chiuderei però dando la possibilità intanto a Cerquetti, sì, di... Ma in velocità, dire... certo. Perché credo molto nella comunicazione veloce. Sì. Volevo dare la formula dei miracoli secondo gli yogi, guru, così. È questa, dice, senza ansietà, quindi tra parentesi, respira, rilassa, ti vai in un ambiente sereno, quindi senza ansietà, pensa, immagina e lascia che avvenga. Ecco, forse la cultura occidentale, la mente occidentale riesce a pensare, riesce a immaginare, poi non lascia che avvenga. Salvatici? Se c'è il tempo leggo un brano del Vangelo canonico, sì, di Marco, ecco, a proposito dell'atto di volontà a cui Fabio faceva accenno, spero di vederlo bene perché... La fede e la preghiera, dice. Ripassando poi di buon mattino, videro che il fico si era seccato fin dalle radici. Allora Pietro, ricordandosene, gli disse, «Maestro, guarda, il fico che tu hai maledetto si è seccato». Gesù, rispondendo loro, disse, «Abbiate fede in Dio. In verità vi assicuro che se uno di voi dirà a questa montagna, sollevati e gettati in mare, e non esiterà in cuor suo, ma crederà che quanto dice avvenga, gli avverrà. Per questo
io vi dico, tutto quello che voi chiederete, pregando, credendo che l'avrete ottenuto, vi avverrà. E quando siete in piedi a pregare, perdonate se avete qualcosa contro qualcuno, affinché il Padre vostro, che è nei cieli, vi perdoni le vostre colpe. È uno degli unici brani del Vangelo, dei Vangeli, dove Gesù spiega che l'atto è un atto interiore di volontà e parla al futuro, cioè la realtà nella quale tu, che vuoi che avvenga, deve essere già generata dentro di te, come un preciso atto di volontà. Anche noi adesso ci rivolgiamo al futuro, come dire, al futuro prossimo di ogni essere umano, subito dopo la morte, per tentare di confutare una possibile tesi, quella cioè dell'esistenza della vita anche oltre la morte. Ci spiega questo passaggio Leila Manunza, nella scheda al solito montata da Giulio Giambalvo. Esiste una vita oltre la morte? Numerose indagini condotte su soggetti che si sono trovati in imminente pericolo di morte a causa di un incidente o di una malattia, o su altri che in stato di coma sono tornati alla vita dopo essere stati dichiarati dai medici clinicamente morti, dimostrerebbero l'esistenza di una realtà spazio-tempo diversa da quella terrena, in cui si percepisce completa armonia e amore. Un'esperienza talmente forte e totalizzante, riferiscono i protagonisti, da segnare profondamente la loro nuova esistenza, tanto da cambiare e rivedere le opinioni sulla morte e il rapporto con la vita. Noti autori come Raymond Moody o Pierre Vigne hanno descritto, con dovizia di particolari, questo percorso individuale, scandito dalla ripetizione degli stessi elementi che si ritrovano, con straordinaria somiglianza, nei racconti di persone diverse, per età, origine ed estrazione sociale. Ecco, in questa scheda si è fatto cenno anche a Raymond Moody, un medico e parapsicologo americano, notissimo appunto per i suoi studi sugli stati di premorte, come vengono definiti, o utilizzando un acronimo inglese, Near Death Experiences. Bene, tra l'altro Moody ha scritto un libro che nel 75 è stato un autentico bestseller, in Italia è arrivato soltanto nel 97, e ha raccolto nel corso di questi suoi studi migliaia di testimonianze di esperienze di pre-morte. Come sono rilevanti anche alcuni studi effettuati in Inghilterra su alcuni pazienti che erano sopravvissuti a degli infarti cardiaci. Nell'ospedale di Southampton due studiosi hanno avuto modo di intervistare una settimana dopo questo evento 63 pazienti che, come detto, erano sopravvissuti ad attacchi cardiaci. 56 di questi non avevano memoria del tempo in cui erano rimasti privi di conoscenza. 7 hanno invece dichiarato di ricordare qualcosa, ma solo 4 hanno superato quella che viene definita la scala di Grayson, un criterio medico per valutare l'esperienza di quasi morte. Tutti e 4, comunque, questo è il dato rilevante, hanno dichiarato di avere percepito sensazioni di pace, di gioia, di tempo accelerato, anche di perdita di percezione del loro corpo, di una luce brillante e dell'ingresso in un altro mondo. Sono forse le stesse caratteristiche, le stesse memorie che sono rimaste in tanti altri pazienti di cui sono state appunto raccolte queste testimonianze. Noi proviamo ancora a sintetizzarle con l'ausilio di un'altra scheda filmata, dopodiché apriremo su questo particolare aspetto il dibattito con i nostri ospiti in studio. Dalle testimonianze di chi ha sperimentato casi di premorte sono racchiusi 15 elementi che si ripresentano costantemente con lo stesso ordine nei vari racconti. Nella ricostruzione si parte dal momento in cui si sta morendo e viene dichiarata la morte clinica. È allora che, accompagnati da un rumore sgradevole, ci si accorge di muoversi con rapidità all'interno di una galleria buia. Al termine del tunnel si percepisce di essere staccati dal corpo fisico, che appare distante, come fosse un involucro vuoto. Si diventa spettatori passivi della realtà che si muove attorno al proprio corpo. Il tentativo dei medici di rianimarlo
la disperazione dei parenti, i primi soccorsi dopo un incidente stradale. Dopo un iniziale sconvolgimento, ci si accorge di avere ancora un corpo, diverso da quello fisico, dotato di particolari poteri che permettono di librarsi nell'aria ad una elevata velocità, senza vincoli di spazio e di tempo. Entità spirituali o defunti a lui cari lo accompagnano verso una luce intensa, ma mai accecante. In un istante gli scorre di fronte, come fosse un flashback, il film della propria vita. Sopraffatti da un sentimento di gioia, non si vorrebbe abbandonare quella realtà, ma si ha la consapevolezza di dover tornare nella dimensione terrena, perché si comprende che non è ancora arrivato il tempo della morte. Perché molte visioni mistiche o religiose raccontate nel passato vengono descritte in modo simile a quelle dei casi di premorte? È possibile avere esperienze analoghe a quelle descritte uscendo dal corpo fisico senza morire o essere in pericolo di morte? A queste esperienze, a queste testimonianze riferite, noi forse potremmo aggiungerne una in diretta proprio dal nostro studio con Giorgio Cerqueti. Guarda, a me è successo, ho vissuto quasi 9 anni in America, 3 anni di seguito poi andavo su e giù. E ho avuto un'esperienza di premorte, però non voglio parlare della mia, ho scritto un libro, Incontro con la chiara luce, voglio parlare di Raymond Moody, che ho invitato 3 volte qui in Italia, è stato intervistato anche dalla RAI, e del caso più strano che lui ha avuto su, ha intervistato 5.000 persone. Perché? Perché negli Stati Uniti d'America le università sono private, per cui se io, Fabio e Malanga, ipotesi, no? Basta che siamo laureati, andiamo a presentare una ricerca, ci danno un budget per un anno, poi dobbiamo presentare 10-20 pagine, ce lo danno per il secondo, il terzo, quindi in America lui ha avuto finanziamenti per intervistare 5.000 persone, se no non si capisce perché là sì e qua no. E allora mi parlò di un caso di uno che addirittura era ex agente della CIA, alto 1,90 m, un giorno va al telefono, gli entra un fulmine nel telefono e lui rimane bloccato 2 anni, però era molto resistente. Viene fuori dal coma e dice: degli esseri di luce mi hanno detto che devo aprire dei centri per aiutare i malati terminali, eccetera, eccetera. Però la gente pensa che lui è strano, cioè quali esseri di luce? E questo veniva da una cultura di agente della CIA, cioè molto materialista. Dopo 2-3 anni va in coma un'altra volta, rivede gli esseri di luce, divertente, e gli dice: non mi crede nessuno. Siccome erano una diecina questi esseri di luce, uno fa: ah, non ti crede nessuno? Adesso ti dico io, rientra, ti do il potere di leggere la mente. Lui, io l'avevo invitato alla televisione italiana, non l'hanno voluto, perché è stato a diverse televisioni in America, lui adesso si è dedicato alla sua missione, aiutare le persone a lasciare il corpo spiegando che non muoiono ma lasciano il corpo. Fu intervistato, insieme a Raymond Moody andarono alla televisione russa per un programma di 30 minuti che è durato 4 ore, perché lui cosa faceva? Leggendo la mente degli altri, telefonava alla signora X, e lui diceva come si chiamava, come era vestita, quindi dopo 30 minuti non sono riusciti a bloccare la diretta durata 4 ore. E lui spiegava la cosa semplicissima: visto dall'aldilà, l'aldilà è strano, visto dall'aldilà, dalle varie dimensioni, sono strani quelli che stanno qua perché hanno perso la memoria, cioè non ricordano. Quindi io ho avuto la fortuna di ricordare le esperienze premorte. Raymond Moody e altri hanno intervistato così, è venuta una casistica che si riallaccia alle antiche tradizioni esoteriche. E con chi va a braccetto questo? Con la fisica quantistica. Cioè, più tu vai nel vero esoterismo, e più lo scienziato. Quindi i vari Capra, i vari scienziati, Capra o Bohm, tutti si sono avvicinati, Raymond Moody,
tutti si sono avvicinati all'antica filosofia indiana. Ecco, certo che ci sono aspetti un po' inquietanti da questi racconti, da queste testimonianze che ci descrivono come queste persone entrate in coma riescano a ricordare quanto accaduto nel momento in cui erano in questo stato fisico. Si potrebbe obiettare allora che i sensi anche in quella situazione sono vigili, alcuni hanno raccontato di esperienze vissute anche fisicamente lontano dal punto, e quindi viene quasi da chiedersi se c'è un qualcosa, una qualche entità che allora si stacca dal corpo, vive queste esperienze e poi riesce a ricordarla. Malanga, Pala, su questi aspetti. Sì, ma sempre cercando altre cose, perché noi cercavamo gli alieni, ma purtroppo utilizzando le tecniche delle ipnosi profonde ci siamo messi noi stessi nei pasticci. Allora, quando per esempio un giorno chiedo a un addotto di ricordare la prima volta che quegli esseri sono venuti, l'addotta era una ragazza di 27 anni, mi comincia a dire le seguenti cose. Sono in una stanza circolare, fin qui nulla di strano, sono su un tavolo operatorio e con me ci sono degli indiani. Come degli indiani? Sì, degli indiani. E come fai a sapere che sono indiani? Non lo vedi? Sono indiani. Lei pensa che io veda la stessa cosa che vede lei. Allora io capisco e gli chiedo, ma tu come ti chiami? Shokataya. Da che tribù derivi? Dalla tribù dei Sentì. Vi posso assicurare che poi ho fatto una ricerca. Esiste la tribù dei Santè, si scrive così, è una sottotribù dei Dakota, dei Sentì. Come ci sei arrivata lì? Su una sedia di metallo che scotta e che vola. Mi hanno preso per farmi delle cose. Ecco, in quel momento lei stava ricordando, lo potremmo dire in termini molto semplificati, una abduction di una vita passata. E ce ne sono stati tanti di questi casi in cui ci siamo imbattuti. Pala. Mi sono perso la domanda. Parlavamo di questa capacità delle persone in coma di ricordare anche gli eventi che maturavano durante questa loro particolare situazione, o di descrivere situazioni fisicamente lontane dal luogo dove magari si trovavano. E ci domandavamo, un qualcosa si stacca dal corpo, vive questa esperienza e consente poi di immagazzinarla nella memoria e riportarle. Allora, ricordiamoci sempre il discorso fondamentale, che è quello della coscienza. È l'anima che fa l'esperienza, non il corpo, quindi andrebbe visto dall'altra parte tutto questo. Quindi l'anima che in quel momento riconosce se stessa e riconosce il proprio paradigma. Prima si parlava del fatto del fenomeno del flashback, ovvero di rivivere tutta la vita in maniera, tra l'altro, dilatatissima, con particolari di microsecondi in una frazione di secondo, perché spesso sono frazioni di secondo, l'anima sta riesaminando il proprio paradigma. Non si è parlato di un altro fenomeno che si è anche scoperto in queste cose, che è il flash forward, ovvero la proiezione nel futuro. Ci sono molte persone che hanno una prospettiva di quello che possono realizzare. E uno potrebbe essere tentato da pensare, se questo poi avviene, abbiamo a che fare con una specie di effetto Pigmalione, una profezia che si autodetermina. Il problema è che la particolarità e la precisione con cui questo avviene fa pensare che esattamente non sia così. Per cui è un discorso non tanto di memoria dell'anima, ma di riconoscimento di paradigma. L'anima che riprende la propria coscienza ampia, per cui vede da un punto in cui appunto non c'è il tempo, qua i fenomeni di datazione, di spazio, di tempo, eccetera, eccetera, e di possibilità di locarsi in diverse posizioni. Certo, il nostro comportamento non sempre è pienamente razionale. Marchesi, possiamo comunque riuscire a cogliere la presenza dell'anima, anche magari da un'emozione, una passione, una intuizione che possiamo... Assolutamente, però ecco, io penso, così come Gesù faceva i miracoli, e probabilmente se non avesse mai fatto nessun miracolo non so se tutti l'avrebbero ascoltato come hanno fatto. Cioè, oggi la scienza cosa fa? Fa degli esperimenti per permettere alle persone che non credono, che non hanno una sensibilità o che non hanno una capacità intuitiva, per poter credere senza vedere. L'esperimento serve, io ti faccio vedere questa cosa, a quel punto lì tutti sono costretti a crederci, no? Io penso che è anomalo pensare che non esista l'anima. Cioè, io vedo, percepisco e credo e sento che la realtà è qualcosa che va sicuramente al di là di quello che i miei sensi sono in grado di comunicarmi in modo grossolano, però è sicuramente, parto anche dal presupposto che una persona che ha una visione estremamente razionale, causale, deterministica della realtà può non avere questo tipo di sensibilità o questo tipo di intuizione. È lì che allora io amo citare
cose della fisica quantistica, perché di fronte a certe cose della fisica quantistica anche la persona più scettica, più diffidente, come anch'io lo sono stato in passato, cioè meno intuitiva, si trova di fronte a delle cose dove non può a quel punto non accettare il fatto che esistano delle cose che anche se non sono osservabili, ripetibili e dimostrabili, però sono quelle che permettono a quelle che invece sono osservabili, ripetibili e dimostrabili di esistere. Cioè io vorrei citare brevemente questo teorema di Bell, perché è stato tutto avuto origine da Einstein all'inizio, lì in quegli anni tra 1900 e 1930, c'è stata proprio una rivoluzione della conoscenza scientifica, c'erano scienziati che erano abituati ad avere a che fare con cose che erano osservabili, ripetibili e dimostrabili, si sono trovati a confrontarsi con cose che erano assolutamente imprevedibili, incontrollabili, indecifrabili, misteriose. Addirittura Bohm, il fondatore della scuola di Copenaghen, sosteneva che il suo albero nel giardino esisteva solo nel momento in cui lui lo guardava, perché nel momento in cui io lo guardo, interagisco con lui, attualizzo la sua identità e lo vedo. Nel momento in cui io non interagisco con lui non esiste. Esiste solo a livello di potenziale nell'universo, espanso e occupa tutto l'universo. Allora, c'è questo fenomeno che è nato proprio come provocazione di Einstein, perché Einstein è stato quello che si è opposto più stranamente, maggiormente alla fisica quantistica, alla meccanica quantistica nascente. E aveva sostenuto in un esperimento concettuale questo paradosso, e diceva, se la fisica quantistica è una cosa, è una teoria completa, cioè una cosa vera, allora, se io ho due elettroni o due fotoni che sono entangled, questo è il termine tecnico, sono accoppiati, allora, se io a questo punto li accoppio, li separo, se cambio il comportamento a uno, quell'altro, ovunque sia nell'universo, cambia istantaneamente anche lui il comportamento. Ecco, Einstein con questa cosa praticamente avrebbe negato se stesso, perché questo violerebbe la legge della relatività, però il particolare è che questa cosa è stata dimostrata scientificamente ed è dimostrata, quindi non c'è la possibilità che due cose che sono così distanti nel tempo comunicano istantaneamente se non attraverso un qualcosa che non ha spazio, non ha tempo e solo l'anima può permettere questo. Linea alla regia adesso per una nuova breve pausa pubblicitaria. Abbiamo sin qui anche raccontato le testimonianze di quelle persone che avrebbero avuto un'esperienza di un'uscita dal corpo o anche un'esperienza, come abbiamo detto, di premorte. Ci chiediamo allora se è anche possibile avere un contatto con l'aldilà, senza per questo dover andare anche in altri piani della realtà. Vediamo di capire qualcosa di più attraverso questa scheda filmata. Non esiste civiltà del passato che non abbia credenze sull'aldilà e che non ammetta la possibilità di contatto tra i viventi e il mondo dei morti. Gli orientali e le scuole esoteriche sapienziali di tutti i tempi suggeriscono metodi particolari di alterazione della coscienza attraverso cui accedere ad altri universi. In alcune culture queste pratiche erano di solito adottate e riservate ad una speciale casta di sacerdoti e sapienti, iniziati ai misteri degli spiriti, sconosciuti invece al popolo. Com'è possibile oggi mettersi in comunicazione con l'aldilà? La preghiera, la meditazione o altre tecniche sono il viatico per passare a differenti stati energetici? Esiste davvero la possibilità di superare il varco della nostra realtà spazio-tempo per giungere ad un'altra dimensione? Due universi così differenti possono occasionalmente comunicare tra loro? Allora, eccoli dunque questi nuovi quesiti interrogativi sollevati dalla nostra scheda. Si può varcare il confine di questa realtà e affacciarsi, interagire, dicevamo, anche con altre dimensioni? Pala, che profondi contatti ha avuto col mondo dello sciamanesimo, credo che possa darci senz'altro una risposta affermativa. Sì, vorrei dire la risposta in due parti. Sì. Una molto semplice, cioè di tipo psicologico, ovvero ognuno di noi, prima volevo concludere, non ho avuto il tempo per... Certo. E mi ricollego a questo. Ognuno di noi ha l'esperienza dell'anima. È difficile parlare di una cosa che appunto non è catalogabile verbalmente, però è difficile. Io per esempio uso in terapia una domanda che chiede alle persone se riescono a pensarsi non viventi.
a seconda della risposta capisco il livello della patologia. Molto raramente, forse due volte in 21 anni, mi è capitato qualcuno che potesse immaginare se stesso come non esistente. E faccio un inciso, esistenza significa uscire dall'utero, cioè è la parte di anima, è l'esperienza dell'anima che è nel corpo. Questa è l'esistenza, perché l'anima, appunto, come diceva anche Corrado, dalle sue esperienze, non ha la consapevolezza dell'esistenza, è sempre stata, l'anima è. Nel mondo sciamanico è frequentissimo avere contatti con l'aldilà, ma anche nel nostro mondo noi abbiamo contatti con l'aldilà. Psicologicamente noi facciamo due tipi di esperienze, possiamo fare due tipi di esperienze, abbiamo delle intuizioni ed è un movimento discendente, cioè del nostro sé superiore che ci dà delle informazioni da un contesto in cui l'anima è fusa al tutto, in cui non c'è località, per dirla in termini quantistici. Altra cosa possiamo fare dal punto di vista umano, cioè cercare di evolverci e cercare di portare la nostra anima dal basso a contattare questo livello. Nel mondo sciamanico avviene altro, cioè lo sciamano si muove in questi mondi, ma con questa operazione, cioè avendo una conoscenza esatta della realtà per come è, non per come sembra, non per come è il gioco di Lila, riesce a uscire dalla consapevolezza limitata dei cinque sensi, andare a un altro livello e muoversi in un mondo di non località dove può entrare in contatto con le parti di assoluto che sono le specifiche degli altri. Per esempio c'è una tecnica sciamanica abbastanza conosciuta che è quella della caccia all'anima. Le patologie nel mondo sciamanico vengono classificate come perdita di pezzi di anima e quindi lo sciamano si muove facendo dei rituali e coinvolgendo le comunità e gli individui in recupero dell'anima per reintegrare l'uomo in una dimensione in cui è integrato all'interno e all'esterno. Spesso la disintegrazione è proprio una perdita di contatto anche col mondo e torniamo al discorso di anima mundi. La nostra civiltà ci sta portando a questo, cioè noi stiamo in questa condizione di difficoltà di sperimentare la nostra anima perché veniamo istruiti e addestrati a basarci esclusivamente sui cinque sensi, basarci esclusivamente su informazioni fornite senza avere esperienza diretta e quindi perdiamo contatto con noi stessi ma anche contatto con l'esperienza esterna che è semplicemente raccontata ma non vissuta. Ecco, Raymond Moody, che abbiamo ricordato più volte nel corso della nostra puntata, tra le tante cose che ha realizzato attraverso i suoi studi, abbiamo detto queste interviste realizzate con oltre 5.000 persone, ecco, tra le altre cose ha tentato di costruire in laboratorio un possibile contatto con il mondo dell'aldilà, una esperienza che a noi sembra incredibile e che tentiamo di rievocare ulteriormente con Lorenzo Ostuni, studioso di simboli, filosofo, terapeuta, autore, come sapete, anche di un fortunato programma televisivo Misteri, è stato nostro ospite qualche settimana fa e oggi lo abbiamo con noi in collegamento telefonico. Buonasera Ostuni, intanto grazie per aver accolto il nostro invito. Buonasera, sono felice di stare con un quintetto d'archi di cui Malanga è il contrabbasso, il mio fratellino Fabio è il clarinetto e dove c'è poi Cerquetti che è la viola d'amore e Salvatici è la viola da gamba, quindi mi pare che... Lei invece lei stasera ha imbracciato il violino con questo giro di complimenti con i ragazzi. La ringrazio. Volevo chiederle, Ostuni, di questa esperienza che a noi pare incredibile, questo progetto di laboratorio per provare ad avere un contatto con l'aldilà. Intanto, come funzionava questa esperienza di Moody, che poi lei credo abbia ripreso pienamente anche qui da noi in Italia? Sì, io l'ho fatta per 10 anni e ho triplicato l'esperienza di Moody dal punto di vista quantitativo, però in realtà Raymond Moody per un gioco quasi casuale venne a conoscere che nel tempio greco di Eleusi e di Epidauro esisteva uno spazio sacro che si chiamava Psicomanteion, che è uno spazio, un cubo di 2,40 m x 2,40 m, dipinto di nero, con un piccolo specchio circolare al centro, che rendeva possibile ai sacerdoti far entrare le persone desiderose di contattare gli spiriti degli antenati o dei trapassati attraverso questa intervisione dovuta allo specchio, al buio.
Raymond Moody si imbatté per caso in questa cosa e poi in Alabama, in una sua clinica neuropsichiatrica, pensò di fare questa immersione con alcune migliaia di soggetti per verificare se era attendibile, se aveva qualche rapporto con le sue esperienze precedenti, cioè il fatto che lui avesse poi scritto quel famoso testo che voi avete citato, Vita oltre la vita, e così via. Ecco, cosa accadeva? Accadeva questo, quello che accadeva da Raymond Moody era una cosa, quello che accadeva nella Grecia classica era un'altra, nel senso che quello che accadeva nella Grecia classica a noi è poco noto dal punto di vista procedurale, cioè noi non sappiamo quale tipo di iniziazione facessero i sacerdoti di Eleusi. Raymond Moody fece semplicemente questo, mise sbagliando uno specchio quadrangolare nella sua, in una stanzetta dipinta di nero, che poi lui dipinse di nero in Alabama in questa clinica, e fece posizionare nel tempo 2000 persone per cercare di verificare che tipo di esperienza avessero fatto, quasi ricalcando in qualche modo, senza conoscere l'aspetto iniziatico, l'esperienza greca. Allora, lui fece questa esperienza e come un notaio si sedette a fianco a queste persone e al termine di tutta l'attività, diciamo, visiva e visionaria, scrisse un testo che poi fu tradotto in italiano nel 96, che si chiama Ricongiungersi, ed è un saggio stampato da Mondadori. Io a quell'epoca ero autore di Misteri. Allora lessi questo libro e questo libro era sbalorditivo, perché lui sosteneva che su 2000 soggetti il 60% di coloro che erano entrati in questo psicomanteion vedeva i volti, le fattezze, le sembianze di un trapassato, e il 18% di quelli che vedevano sentiva delle risposte, riceveva delle risposte orali, parlate e sonore. Allora io pensai di andare a fare un'intervista a Raymond Moody negli Stati Uniti per il mio programma, cosa che avvenne dopo un lungo appostamento, e lui fu gentilissimo, mi fece intervistare 32 soggetti che erano stati fra quelli che erano entrati nella sua stanza nera. E la cosa era così affascinante, così strana. Io mi ero occupato di medianità, di spiritualità, di simbolistica ormai già da 30 anni, però non mi ero mai imbattuto in qualcosa di così preciso, allucinante, come dire, testato e così testimoniato, ben testimoniato, accuratamente testimoniato. Senta Ostuni, lei poi ha ripetuto questi esperimenti di Moody. Sì. Che risultati ha ottenuto lei personalmente? Pazzeschi, talmente pazzeschi che noi potremmo fare 20 puntate della Porta sull'Infinito per raccontare solo una piccola parte degli episodi. Io sono riuscito a vedere in 10 anni 8.000 persone, ho dedicato gran parte dei miei weekend a una quantità di persone, soprattutto le famiglie italiane che hanno perso i figli in incidenti stradali e che chiedono, cercano dolorosamente, tormentosamente e con grande sensibilità di sperare, di incontrare. Ora, questa cosa dei figli morti in incidenti stradali nelle famiglie italiane, che sono 2 milioni e che negli Stati Uniti sono 6 milioni, nel resto d'Europa ce ne sono 2 milioni in Germania, 2 in Inghilterra, 2 in Francia e 1,5 in Spagna. Si tratta di un cancro dell'anima veramente talmente grande, di cui non si occupa nessuno. Senta Ostuni, queste persone che hanno vissuto questa esperienza che lei ci ha raccontato, dalle informazioni che lei ha, hanno poi avuto, come dire, degli, forse uso parole troppo forti, comunque sconvolgimenti esistenziali, comportamentali, derivati proprio da questa specifica esperienza? Quello che è accaduto a me, ascolta, è stato questo. La mia statistica è lievemente meno ottimistica di quella di Raymond Moody. Cioè nella mia statistica, cioè quello che ho potuto controllare ormai per tanti anni, parla del 40% delle persone, cioè il 40% delle persone che sono entrate nello psicomanteion hanno veramente visto, e 15 persone di quello che hanno visto hanno parlato e hanno ricevuto risposte. Il 60% non ha visto e non ha sentito nulla, come ci fosse il buio totale, l'offuscamento inesorabile. Ora, per quanto riguarda gli effetti, qui c'è una casistica di straordinario significato psicologico, che però i psicologi nella loro non conoscenza di queste tematiche e di questo tipo di fenomeni
domeniche non sanno neppure che cosa dire, insomma, né in Italia né in altri paesi. Accade questo, che le persone che hanno un effettivo contatto, io ho notato, si tratta di persone dai 40 ai 60 anni grosso modo, ho notato una, come dire, una crescita della serenità, una sorta di placamento delle tempeste d'angoscia derivate dallo strappo ingiusto e tormentoso di una morte così fatta. Quelli che però, entrando, non hanno visto, pur sperando e pur avendo spesso anche una spiritualità superiore a quelli che hanno visto, per cui la discriminante spiritualizzazione non è una discriminante che conta in questa esperienza, almeno per quello che a me è parso. Quindi tendono a reiterare l'esperienza più di una volta, a cercare, a sperare di rifare l'esperienza, perché l'aspettativa di una consolazione, ma anche di una percezione di verità circa l'esistenza della continuità della vita oltre la morte. Questa sera ho sentito tante cose interessanti da questo quintetto d'archi che avete lì in studio, e soprattutto quello che possiamo dedurre a questo proposito è che bisogna lodare l'esistenza dell'acronotopo, cioè della mancanza di spazio-tempo. Allora, entrare in una dimensione esperienziale di non tempo e di non spazio, che si può fare in tanti modi ed è stato già detto, credo che si faccia in una maniera assolutamente sublime e inarrivabile nello psicomanteion, nel senso che è un'esperienza superiore sia alle forme sciamaniche, sia alle forme spiritistiche, sia alle forme animistiche, ed è un'esperienza che ci viene dalla Grecia. Senta Ostuni, la madre del razionalismo occidentale. Una battuta telegrafica per chiudere, Ostuni, è una esperienza, una tecnica, non so come vogliamo definirla, che si può ulteriormente affinare? Lei personalmente l'ha accantonata del tutto? No, accantonata no. No, io la pratico ancora. La pratico ancora, quando me lo chiedono, addirittura penso ho appuntamenti per i prossimi anni, perché sono tante le persone in Italia che vogliono far questo. Credo che è una tecnica che non è duttile, nel senso che è talmente sottile, è talmente avanzata, è talmente sfuggente ed è talmente prodigiosa che non è tanto un'esperienza che possa evolvere, perché è rimasta immutabile da 2500 anni e forse anche da epoche più antiche, perché ci sono tracce che sia presso i giapponesi, sia presso gli egizi, sia presso i cinesi, esisteva addirittura in un'epoca precedente a quella greca. Grazie Ostuni, grazie molte per questo contributo. Noi magari la attendiamo tra una settimana, credo che potrà darci ulteriori utili contributi nella trasmissione nella quale affronteremo il tema dei sogni. Porterò il violoncello. Va bene, grazie molte. Intanto salutiamo Lorenzo Ostuni e noi cediamo la linea alla regia. Al ritorno dopo questo spot pubblicitario vedremo di fare ancora qualche riflessione su questa particolare esperienza che ci ha raccontato Ostuni. Linea alla regia. Riprende la porta sull'infinito, ci siamo lasciato con la testimonianza di Lorenzo Ostuni che ci ha raccontato di questo curioso laboratorio, peraltro eredità di una tradizione fortemente radicata anche nell'antica Grecia, per tentare di avere un contatto con l'aldilà. Ecco, parla proprio questo richiamo che faceva anche Ostuni a queste pratiche tipiche dell'antica Grecia, ci fanno ritornare a questi riti di incubazione che sono ancora molto, molto diffusi anche nelle pratiche sciamaniche. Insomma. Pratiche sciamaniche, poi in Sardegna in particolare abbiamo delle testimonianze molto importanti di queste pratiche, perché nelle cosiddette tombe dei giganti l'arcata tra le due corna ha una posizione particolare in cui il sacerdote poneva o se stesso o la persona che doveva fare l'incubazione, perché in quello spazio sacro c'era una risonanza particolare per cui la persona poteva avere un'esperienza di contatto con l'aldilà che diventava un'esperienza di conoscenza attraverso la quale poi poter guarire o trovare soluzioni al problema. Nelle altre tradizioni c'è sempre qualcosa di simile, nel mondo greco e romano l'abbiamo visto, ma c'è anche nel mondo dei nativi nordamericani, c'è nel mondo inca, ci sono esperienze molto simili nel buddismo tibetano. Il mondo dei nativi in particolar modo ha costruito diversi oggetti, se vogliamo usarli questo termine, sacri,
attraverso i quali poter svolgere queste funzioni, sia sviluppare i sensi di coscienza alterata, sia entrare in contatto con il regno dell'aldilà. Ed erano sempre luoghi chiusi, sottoterra, là dove la terra si sente, dove il cuore della terra pulsa, con uso di strumenti rituali, quindi il tamburo che evoca le onde REM del cervello umano, ma evoca anche il cuore della madre terra. Ecco, sono affluite intanto numerose domande, numerosi quesiti da parte degli amici che ci seguono da casa. Io chiedo scusa sin da adesso perché non riusciamo veramente a dare corso alle risposte per tutti questi quesiti. Uno però lo voglio rivolgere già da adesso, prima di tornare all'argomento anima, ma anche proprio perché ci consente di nuovo questo passaggio. Un quesito vorrei rivolgerlo ai nostri ospiti. Una signora che ci ha chiamato ci dice che il marito è in coma vegetativo permanente da 3 anni. I medici avrebbero diagnosticato che ha la corteccia cerebrale bruciata, ho usato questa espressione, non credo che sia forse propriamente scientificamente perfetta, idonea, però probabilmente ha reso l'idea. Ecco, questa signora ci domanda se l'anima in questa situazione sente qualcosa. Chi vuol rispondere? Io personalmente, dicevo prima, ho avuto un'esperienza di coma, aneurisma. L'aneurisma negli ospedali americani lo chiamano il killer, l'assassino. 95% morti e 5% menomati. È rarissimo che uno si riprende. Nel caso mio era una cicatrice di 1 centimetro adesso nel cervello, nella zona del linguaggio, quindi in teoria non dovrei parlare. Io, siccome insegno queste cose, vorrei dire a questa signora e a tutti quelli che assistono a quell'incoma una frase che io ho creato. Prendete per mano la persona in coma e ogni tanto ripetete questa frase: ora sono qui con te. Perché questa è una frase di affetto, cioè l'errore che viene fatto è pensare che, come uno che dorme, non sente, non capisce, invece capisce benissimo. Ci sono stati casi clamorosi di persone in coma, di donne belle in coma, che tornando ricordavano tutti i pesanti complimenti, approcci, parolacce fatte da medici e infermieri addirittura, no? Perché pensavano di avere un corpo inerte. Chi è in coma è in un'altra dimensione. Io ho avuto un'esperienza con ricordo di un'esperienza cosciente addirittura fuori dal corpo, però anche se nel corpo bisogna comunicare. Allora volevo cogliere l'occasione, primo per fare i complimenti a Videolina e due per dire una cosa che da tempo volevo dire in una televisione che non mi hanno fatto dire. Allora, io ho fatto diversi programmi, anche a quello di Ostuni ho partecipato, Lorenzo Ostuni a Misteri, però circa 2 anni fa una televisione nazionale, un mio amico mi dice: guarda, di quello che vuoi, vengo con una troupe. Io gli dissi: sai cosa voglio fare? Voglio andare al cimitero monumentale di Milano, camminare in una giornata di sole, perché ci sono delle tombe che costano miliardi, al cimitero monumentale, camminare e dire: ma loro lo sanno che sono morti? Cioè, in poche parole, quando uno muore si avvisano tutti, i parenti, le autorità, il medico che fa il certificato. Ma non il diretto interessato. Ma lui, chi lo avvisa? Cioè, lui che lo avvisa. Per quello che Lorenzo parlava in centri stradali, la morte violenta è come uno che deve partire all'improvviso e vuole chiamare, vuole, o come uno che è in ritardo, vuole avvisare a casa che arriva in ritardo, l'aereo arriva in ritardo, non si può telefonare, oddio, mi stanno aspettando. Quindi quando ci sono morti violente bisogna dare per scontato che quell'anima cercherà un contatto, e quindi lo psicomanterio non è altro che una meditazione e permettere alla propria sensibilità di stabilire questo contatto. Allora, noi torniamo all'anima, poi altri quesiti ve li rivolgerò anche nell'ultimo segmento di questa trasmissione. Torniamo all'anima per capire come è possibile, se è possibile, un contatto con l'anima. Ancora una scheda filmata, firmata da Leila Manunza. Appurata l'esistenza dell'anima e lo stretto rapporto tra mente e corpo fisico, non rimane che iniziare un nuovo percorso di crescita individuale che ci permetta di entrare in contatto con noi stessi, mantenendo tutti gli elementi del nostro essere in perfetto equilibrio, armonia e salute. Ognuno di noi
vive la propria esistenza relazionandosi con la realtà attraverso i cinque sensi, di solito in modo inconsapevole. È infatti sulla percezione dei cinque sensi che formiamo la rappresentazione della realtà legata ad una immagine comune a cui ci conformiamo. Nella nostra cultura siamo abituati a crescere seguendo dei dettami imposti dalla società. È il mondo esterno a decidere per noi, ad operare al posto nostro scelte e gusti, il modo di sentire la sofferenza, la conoscenza e la felicità. Per recuperare il contatto più autentico con noi stessi, occorre predisporci ad una visione più elevata della realtà. Ma come è possibile entrare in sintonia con l'anima e sviluppare il nostro potenziale? Ecco, allora, com'è possibile avvicinarsi a quest'anima? Marchesi. Ma io penso che sia molto, molto più semplice di quanto si possa supporre, perché noi nasciamo, diciamo, con un atteggiamento di... il bambino ha un atteggiamento di accettazione, non ha un atteggiamento di giudizio, quindi qualsiasi cosa tu dici a un bambino ti crede. Nasciamo felici, curiosi, sinceri. Io penso che nel momento in cui una persona riesce a essere in una situazione di calma o comunque di allineamento, e la cosa più difficile credo che per l'uomo moderno sia riuscire a essere sincero, perché questa è la cosa che forse più ci ha traumatizzato da piccolo, cioè veniamo portati comunque a vivere di bugie, a interagire attraverso bugie, questa è una cosa che ci allontana profondamente dalla nostra natura. Quindi nel momento in cui una persona semplicemente o si rilassa, usa delle tecniche, ma riesce semplicemente ad allinearsi a quella che è la sua natura, accede attraverso, non lo so, io le chiamo intuizioni, però so che ci sono persone che negano l'esistenza delle intuizioni perché non ne hanno e quindi credono che non esistano, per cui attraverso l'intuizione tu hai semplicemente un contatto con la parte più profonda, più autentica, più vera di te stesso. Ecco, io penso che di tutte le informazioni che appartengono alla nostra coscienza, alla nostra esistenza, noi siamo consapevoli veramente di una parte estremamente limitata, per cui semplicemente quando siamo in una condizione di quiete, di allineamento, con ecco, anche l'alimentazione è importante, perché come ci nutriamo, diciamo, come si nutre l'uomo moderno, sembra che sia stata fatta apposta per portare una persona a non poter intuire la verità per poter essere poi magari condizionato in tutti i modi. Ecco, una cortese telespettatrice, Emanuela, ci domanda, e giro il quesito a Malanga, se una volta lasciato il corpo le anime ricordano la loro vita terrena e i loro parenti. La cosa è molto interessante, dovrei dire di no, in realtà devo dire ni, perché... Perché se tutto quello che abbiamo detto è vero, o comunque una buona parte è vero, l'universo è quantizzato, cioè non esiste lo spazio, non esiste il tempo, e tutto quello di cui abbiamo parlato ora, tutta l'intera trasmissione, le nostre vite passate e quelle future stanno avvenendo tutte insieme, in questo unico momento. E in questo istante la nostra coscienza, che è l'unico lettore del DVD della nostra vita intera, sta leggendo in questo punto. E siccome l'universo è quantizzato, non si può leggere in due punti nello stesso momento. C'è un esperimento della fisica che dimostra questo. Quando la mia coscienza tende a leggere in due punti contemporaneamente, facciamo finta, ora è una vita passata, ecco che mi si annebbia la vista, non riesco a ricordare più niente. Posso guardare solo nella mia vita passata, ma non avere coscienza di questa. Se prendo i due eventi e cerco di guardarli insieme, sono fregato, perché la coscienza, siccome ha creato lo spazio, il tempo e l'energia, e lo spazio, il tempo e l'energia, ahimè, sono quantizzati, cioè vanno pescati per punti, come un film, tra una immagine e l'altra non c'è niente. Vuol dire che la creazione, cioè la coscienza, è quantizzata anche quella, cioè io come mia coscienza sono, a volte sì, a volte no, acceso, spento, e posso guardare le cose solo in un unico momento, solo in un istante solo. Se guardo due cose si creano le cosiddette, in fisica si dice, figure di interferenza. Ecco, forse riusciremo a soddisfare altri quesiti che ci sono arrivati. Subito dopo l'ultima interruzione pubblicitaria che ci porterà, come detto, all'ultima parte di questo numero della Porta sull'Infinito. Abbiamo una manciata di minuti a disposizione per quest'ultima parte della Porta sull'Infinito. Vediamo di provare a dare risposte ad alcune delle domande che sono arrivate dai nostri telespettatori.
Da Tortolì, Ignazio Murgia ci scrive: sono trapiantato di fegato, mi ricordo di aver visto durante l'operazione dei fasci di luce mai visti sulla Terra, inoltre mi sentivo leggero e avevo freddo. L'operazione avvenne il 12 agosto del 94, ho chiesto a un vescovo, il quale mi disse: è l'attimo in cui hanno staccato il tuo organo e per un breve tempo non eri più fra noi. Cosa ne pensate? Volevo dare un esempio dalle Upanishad, che per spiegare come viviamo nel momento presente fa l'esempio di un albero con due rami, con due uccelli dello stesso colore, verde. Uno è immobile e guarda l'altro, e l'altro mangia i frutti dell'albero. Allora, qual è la spiegazione? Che noi abbiamo due identità contemporanee, una eterna, cioè io sono uno spirito eterno, sto vivendo un'esperienza umana su questo pianeta. L'altra è: io sono Giorgio Cerquetti che parla italiano alla televisione. Per cui in contemporanea, quello che spiegano i Veda, l'antica filosofia indiana, due risposte sono esatte ma diverse. Alla domanda chi, spirito eterno, Giorgio Cerquetti, esatte tutte e due, però una è temporanea, Giorgio Cerquetti, quindi lo spirito eterno vede se stesso che fa Giorgio Cerquetti. Poi, dove? Un punto dell'universo, Cagliari, Sardegna. Quando? 2007, un momento dell'eternità. Ecco, provate un po' ogni tanto a vedere la realtà da questi due punti che sono uguali, però con due spiegazioni diverse. Provando a trasferire questa esperienza a Malanga, proprio al quesito che ci poneva invece il telespettatore. Siamo di fronte a una situazione di premorte. Sì, sì. Dunque, guardate, io cerchiamo di semplificare le cose. Tutto dipende dall'asse della coscienza, cioè dalla nostra coscienza. L'unica cosa che è eterna, non immortale, perché l'anima mi risulta immortale, quando si chiude lo spazio, il tempo, finisce tutto, ma la coscienza è e sarà sempre. Allora noi dobbiamo avere coscienza di quello che ci sta intorno. Ci sono degli istanti, dei momenti, degli attimi della vita in cui questa parte di coscienza vede l'universo in un modo completamente differente. E guardate che è molto semplice. La maggior parte di noi non si è mai chiesto perché il cielo è azzurro, cioè vuol dire che non avete coscienza di questo, non vi siete mai chiesto perché. Il dualismo, il bene, il male, l'acceso, lo spento, non esiste il dualismo. Pensate che un asse può ruotare in senso orario o in senso antiorario. Guardate questi occhiali, possono ruotare così o ruotare anche così. Non è vero, guardate alla telecamera, ruotano così, cioè in senso antiorario, contro le lancette dell'orologio. Vi posso assicurare che dal mio punto di vista ruotano esattamente al contrario, cioè è la coscienza del fatto, la coscienza di essere buoni o cattivi. Non ci sono i buoni e i cattivi, basta vederlo dal punto di vista tuo. In quell'istante te capisci che la tua coscienza ti ha permesso di vedere l'universo in un altro modo, un piccolo momento, una porta che ti dà una visione diversa. Giacomo. Sì, salvateci, sì. Siamo un po' alla fine, quindi sì, però credo che... Ho altre domande, però, se riusciamo... Sì, sì. Prego, prego. Vorrei capire, dal loro punto di vista, se il creatore delle anime, perché non abbiamo parlato di questo aspetto, è un essere perfetto o è un essere imperfetto? Perché da alcune situazioni sembrerebbe che avesse bisogno delle informazioni dovremmo dell'anima. Dovremmo riaprire un'altra trasmissione. No, ma brevemente, perché poi credo che la domanda se la faccio una casa. 30 secondi. Chi ha creato l'universo, lo spazio, il tempo e l'energia, dal mio punto di vista, è la coscienza. La coscienza non è né perfetta né imperfetta, perché ci sarebbe il dualismo che è nato dopo. Bene, altre domande che invece ci arrivano da casa. In qualche modo anima collegabile col DNA è il quesito che sembra sollevare un telespettatore. Dice: mi risulta che a seguito della recente codificazione del genoma umano anche l'anima abbia trovato una collocazione genetica. È vero? Beh, Watson e Crick lo dicono. Sono state intervistate Crick, che è rimasto vivo perché Watson è morto, il premio Nobel per la struttura del DNA, l'ha detto a Firenze l'anno scorso: se l'anima esiste è attaccata al DNA, ha così detto ai giornali. Un altro quesito: quando si muore, l'anima potrebbe separarsi in piccolissime particelle, invisibili all'occhio umano, positive e negative, che muovendosi nello spazio creerebbero luce ed energia? Torniamo a un punto di vista umano nella versione delle cose. L'anima non si separa, cioè l'anima non può differenziarsi. L'anima è. Infatti tante domande hanno la difficoltà di trovare una risposta, perché sono mal poste, perché l'oggetto della domanda non possiamo chiedere come facciamo a ricongiungerci all'anima. Siamo l'anima è,
per cui una risposta diversa non è possibile, sarebbe comunque un falso. Prego. Cioè, prego. Noi siamo abituati ad avere una visione della realtà, siamo condizionati dalla storia della conoscenza umana, in particolare dalla scienza. Cioè la scienza, tutti pensano che debba fornire risposte, verità. La scienza ha come obiettivo, cioè Cartesio e Bacconi l'hanno definito, produrre utilità pratica. Per produrre utilità pratica ha bisogno di cose che sono osservabili, ripetibili e dimostrabili, semplice, perché il telefonino deve funzionare sempre, se io voglio. La gente ha la tendenza a credere solo alle cose se ne ha un'esperienza sensoriale. Cioè, ma il fatto che, cioè, tanto più uno cerca di avere un'esperienza sensoriale di qualcosa, tanto più si allontana probabilmente dalla comprensione di quello che quella cosa può essere, perché non è che tutta la realtà debba necessariamente essere osservabile, ripetibile, dimostrabile. Per cui io parto dal presupposto che la vera difficoltà dell'uomo è quello di credere, ed è lì che è importante il contatto con l'anima, anche senza vedere, perché nel momento in cui crede senza aver visto prima, è lì che poi riesce anche a vedere. Quindi è proprio una questione di approccio, no? Tutti pensano che le cose sono reali solo se sono osservabili, ripetibili e dimostrabili. Questo è il profondo errore dell'uomo moderno, penso. Siamo già nei titoli di coda. Cerquetti, sei proprio sintetico al massimo. Numero 3. Abbiamo due occhi fisici e un terzo che ci vede sia con gli occhi aperti che con gli occhi chiusi. Con questa battuta di Cerquetti, allora noi chiudiamo questo appuntamento con La Porta sull'Infinito. Io ringrazio moltissimo gli ospiti di stasera, Stefano Salvatici, Giorgio Cerquetti, Fabio Marchesi, Antonio Pala e Corrado Malanga. Ricordo ancora l'appuntamento di domenica con l'inaugurazione della mostra sugli indiani d'America presso Sardegna in miniatura a Tuili, per conoscere anche più da vicino la realtà dei nativi americani. Con questo chiudiamo, ringrazio anche il nostro gruppo d'ascolto, quanti ci hanno seguito da casa e quanti ci hanno rivolto quesiti e riflessioni, e a tutti voi rimando al prossimo appuntamento tra 7 giorni per occuparci, come detto, di sogni. Tra poco, dopo la pubblicità, linea al telegiornale della notte. I was sad, 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 I was s